Tre giornate coronate dal successo per l'esposizione dell'esercito al Morgarten. La Svizzera celebra i 700 anni della battaglia del Morgarten. Uno dei punti salienti di questo importante anniversario è rappresentato dalla grande festa popolare nell'Egerital. Anche l'esercito è presente. Lungo un percorso che si snoda tra Sattel e Oberegeri, i visitatori possono conoscere i mezzi e gli ambiti del nostro esercito di milizia. Numerosi militari forniscono volentieri informazioni sull'equipaggiamento delle proprie truppe. Die Besucher sind im Zentrum. Da noi i visitatori vengono posti al centro dell'attenzione, in modo tale che possano fare una bella esperienza. Sono lieto di accogliere persone che apprezzano l'interazione con i nostri soldati e la qualità della nostra esposizione. In definitiva, anche i nostri soldati sono cittadini. Questo evento rappresenta quindi l'incontro tra cittadini senza uniforme e cittadini in uniforme. L'immensa mole di lavoro ha sicuramente dato i suoi frutti. Malgrado la pioggia intermittente e il cielo coperto, circa 60.000 visitatori hanno apprezzato l'esposizione dell'esercito e le sue numerose attrazioni. È notevole ciò che l'esercito presenta qui. Il fatto che i singoli soldati dimostrino un'attitudine positiva, che non si nascondano ma che cerchino attivamente il contatto con i visitatori, mi ha veramente sorpreso. Qui al Morgarten, l'esposizione itinerante Il mio esercito rappresenta solamente uno dei tanti punti in programma. Tuttavia riscuote un notevole interesse, anche tra i visitatori più giovani. In altre parti dell'esposizione, gli ospiti sono chiamati a partecipare attivamente. Qui allo stand della fanteria è possibile vedere i nostri veicoli, il carro armato granatieri ruotato 8x8 e il VPTT. Abbiamo anche allestito diverse postazioni dove i visitatori possono partecipare attivamente. Nel bosco c'è un posto d'osservazione con telecamera termica in cui si può entrare. È anche possibile salire sui veicoli e osservare tutta la zona con il nostro nuovo sistema d'arma. L'esercito presenta le sue capacità e non viene apprezzato solamente dagli uomini. È interessante vedere tutto ciò che viene presentato qui. I diversi veicoli, le armi, in particolare i sistemi più moderni. E naturalmente i bambini si divertono molto. In particolare la torre d'arrampicata ha acceso l'entusiasmo dei più giovani. Apprezzato da tutti è stato invece il draghetto sul lago di Egeri. Mi interesso in generale per tutto ciò che riguarda l'esercito. Dopotutto si tratta della difesa del nostro paese, in particolare qui al Morgarten. È interessante poter vedere tutto ciò proprio in questo luogo. Naturalmente mi auguro che non sia mai necessario utilizzare queste armi. Trovo molto positivo il fatto che l'esercito si presenti qui. Molte persone nel nostro paese pensano di vivere in paradiso e che questo sia un fatto ovvio. Bisogna tuttavia anche fare qualcosa per preservare tale situazione. La festa dell'anniversario e l'esposizione dell'esercito, con i numerosi eventi e le attrazioni, verranno ricordate a lungo da tutte le persone coinvolte e dai molti visitatori. La presentazione dell'esercito ha riempito d'orgoglio i militari e ha lasciato molti volti soddisfatti tra la popolazione. Esiste un legame particolare tra l'esercito e il Morgarten e a volte dobbiamo anche festeggiare insieme il fatto di essere cittadini svizzeri. Si tratta della tradizione e lo trovo bello.